Benvenuti amici, io sono Salo Pimpos. Oggi siamo alla Domenica Horror con un nuovo gioco, ovvero Scary Clown. Pagliaccio spaventoso, dovrebbe essere un po' simile a Granny, eccetera, eccetera. Tutti i vari giochi che sono usciti. Va bene, la lingua abbiamo tutto tranne che l'italiano. Mi fa piacere, veramente. La difficoltà, abbiamo la modalità Ghost, Easy, Medium e Hard. Iniziamo con le cose facili, forse. Allora, vediamo un po' che è brutto. A me la faccina è brutta. Ragazzi, ovviamente di questo gioco io non ne so nulla. Quindi, se voi avete. Day One è proprio simile, spiccicato a quello di Granny. Non proprio simile, ma uguale proprio. Allora, ho bisogno di scappare. Ok. Ovviamente io mi impegno, però quello che succede, succede. Allora, mi posso nascondere sotto il letto? No. Mi vedo le scarpe. Ogni tanto mi vedo le scarpe nei giochi. Allora, che abbiamo qua? Ok, ho preso qualcosa. Cap Bordor. Ok, credenza, non c'è niente. Ho preso qualcosa. Dov'è che vado a vedere quello che ho preso? Sotto il letto non posso nascondere. Ho preso qualcosa, ma non si sa che cosa. Clock. Sono le 3:10. E chi se ne frega? Vabbè, usciamo. Dove vado? Mamma mia, che corridoio brutto. Ciao, tizio. Che sei brutto, ma perché tutti i giochi li fate con i pagliacci? Da quando è uscito It, tutti i giochi sono con i pagliacci. Attenzione perché dobbiamo pure ascoltare. Chiudiamoci, va. Allora, cominciamo. Che c'è? Train box. Oggetto preso. E quello di prima che fine ha fatto? Che è? No, no. Ah, così ci parti proprio di motosega? Ma sei un faccia di capra. Ma dillo prima che sei così aggressivo. Cioè, ma troppo aggressivo, tizio. A parte che com'è che mai visto che avevo la porta chiusa, ancora non l'abbiamo capito. Io avevo la porta chiusa, come ho fatto a vedermi? Faccia di capra. Io devo esplorare qua. Fammi prendere gli oggetti. Forse sente pure quando apriamo le cose. Cioè, messo in facile. Messo in facile, ma ha sentito. Vabbè, allora cominciamo a fare le cose un po' più velocemente. Tizio, che qua la vedo brutta oggi. Ovviamente. Basta qua sta visuale. Ovviamente non lo completerò mai. Drop painting. Ho fatto rumore. Mamma mia, me ne sono accorto alla fine però. Tizio, sei un faccia di capra. Difficile, ragazzi. Forse anche più di Granny. Mamma mia. Allora, io vado sempre in per te, sto morendo. Mi sa che vedremo il finale molto presto. Stavolta mi infilo da questa parte. Ah, perché sono di vetro qua. Chiudi, chiudi. Sono di vetro. Insomma, i controlli fanno un po' schifo. Ok. Non vedo nient'altro. Ma gli oggetti li ho sempre in mano, giusto? Dai, muoviti! Che testa di ramoscello. Che c'è? Cosa? Una batteria. Che ci faccio con la batteria? E qua? Matchbox. Fiammiferi. Ok. Aspetta che se il tizio entra mi frega. Con questo che faccio? Ciao! Non sono qui! Ma no. Volevo cercare di uscire, ma mi ero intrappolato con la stessa porta. Ma che gioco difficile, ma tutti i giochi complicati e difficili vado a trovare io. Perché non fate le cose un po' più facili? Io vado dritto stavolta. Aspetta, sei attiro il pagliaccio magari? Qua posso nascondermi? No. Vai, muoviti. Come faccio ad attirarlo? Vado di qua stavolta. Che bei palloncini proprio, in 2D. Dove vado? Dov'è che spawna lui? Adesso giro l'angolo e c'è lui. No. Non c'è nessuno qua. Via, via, c'è una porta. Ma sbatti in fa. Mamma mia, che casa grande! E io me ne scendo. Che casa grande. Sta casa mi ricorda qualcosa. L'ho già vista sta casa, io non mi ricordo dove però. Possibile? Mi sembra molto familiare. Non lo so. Vabbè. Dov'è il faccia di capra qua?
Qua è chiuso. Se non sbaglio era un gioco di Bendy. Forse mi sbaglio, ma mi sembra simile. Ok. Io adesso faccio cadere il quadro e mi vado a nascondere. Vediamo che succede. Pure! Pure un codice! Via, 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 via. Via, che ho fatto un rumorissimo, via. Chiudi la porta. Ok. Adesso verrà qui. Eccolo. E quanto sei puntuale, va. Guardatelo lì. Com'è puntuale il faccio di capra. Avanti, dai, non c'è nessuno. Vattene via. Ecco, così magari lui è passato da qua e non ci ritorna. E io posso. Ma chiudi la porta che entrano gli spifferi, però. Giusto. Tutte cose io devo fare. Chiudiamo la porta pian pianino. Chiudi, chiudi, tizio, chiudi. Ok. E che faccio? Me ne vado da qua. Ci vuole il codice. È bloccata. Laboratorio. E chi? Dov'è? No! Ma ci avevi visto prima, ci avevi visto. Cioè, non posso nemmeno correre. Cioè, una volta che vi vede, è finita, ragazzi. Anche in easy, anche in facile. Non avete scampo. Giorno 5. Grande così. Non stiamo facendo niente. Allora, niente. Me ne vado dritto imperterrito. Sono andato a destra poco fa. Questa l'avevo aperta. Sì. Poco fa sono andato a destra. Muoviti. A destra, solta, me ne vado a sinistra. Vediamo che c'è da queste parti. No, no, me ne vado. Vediamo se è più veloce di me. Io sto correndo a più non posso, perché non c'è nemmeno un tasto per correre. Via, 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 facciamo. Ok, lui non si arrende lui. Me ne scendo. Ok, si è arreso. Ma quantomeno io sono più veloce di lui. Almeno questo. Ok, quindi non è detto, ragazzi. Si è. Mamma mia, che è? Che sei dopato? Bene, pagliaccio dopato. Via, via, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Là c'è l'armadietti. Me ne vado da qua. Sono inseguito da tutto il mondo. E io scendo, ti frego. Capito? Io vorrei esplorare pure. Non è che devo passarmi tutto il gioco. Via qui! Io vorrei esplorare. Non è che devo passarmi tutto il gioco a correre da te. Giusto, a scapparmene. Come un coniglietto bastonato, poveretto. Mi infilo da qua. Faccio il giro stavolta, me ne vado a destra. Ah, ok, si è arreso. E vado dritto allora. Vediamo che c'è. E sicuramente porterà nu nuovamente lì, quindi, perché tutta la casa è collegata. A meno che non c'è qualche altra porta. Qua no. Che è? Che ti gira la testa? Ma fai girare pure a me. Di qua. Ok, abbiamo fatto il giro. Vabbè, scendiamo, va. Vediamo che c'è. Ho visto una porta lì. Qua che c'è? Generatore. Ok. Ho attivato il generatore. Eccolo, mi ha sentito. Giustamente. Altro generatore. Mi ha sentito? Intanto io esploro qua. Eccolo là. Via, 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 via. Via, saliamo dalle scale. Ho attivato qualcosa col generatore. Forse il pannello elettrico per il codice. Però il codice non ce l'abbiamo, ovviamente. E quindi scappiamo. L'unica cosa fattibile per adesso. Non possiamo contrastare in alcun modo sto pagliaccio malefico. Ma che è? Si è dopato! Ma si è dopato! Io stavo correndo! Il pagliaccio dopato, ragazzi. Gioco finito, fallito. Non c'è manco il finale di morte. Quel che è certo è che vi ammazza, ragazzi. Vi ammazza come se non ci fosse un domani. Quindi se io clicco su restart, che succede? Mi ricomincia il gioco tutto da capo. Just day one. Mi ricomincia il gioco da capo. Facciamo un altro tentativo, va, perché. Ma io vorrei capire. Allora, qua abbiamo. Aspetta, dentro la mia stanza c'era qualcosa. Qua abbiamo questo. Che cosa sarebbe? Ah, l'inalatore, ok. Un inalatore, però non sappiamo da che fine fanno gli oggetti.
Cioè, me li intasco. Adesso lui è qua. Mamma mia, via, 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 come se non ci fossero domani. Chiudi la porta, infiati di qua, apri qua, infiati qua, veloce, chiudi, chiudi, chiudi. Non l'avevo chiusa la porta, com'è che si è riaperta? Non sono qui, vatti a fare una passeggiata. Sei andato? Se n'è andato, posso uscire? Mi abbasso. Forse abbassato faccio meno rumore. Vabbè, proviamo. Allora, chiudo. E qua c'era qualcos'altro qui sotto. E prendiamolo. Quindi gli oggetti non cambiano. Chain box. Prendiamo e usciamo. E c'è apro una ba... è qui. Aiuto, m'ha visto. M'ha visto. Ma dai, ma quanto sei facce di cane. Ma dai. C'è una batteria da quelle parti. Non so se era alla terza stanza. Quindi qua c'era quell'altra cosa e qua c'è la batteria allora. Entra, entra ramoscello che non sei. Ok, qua c'è la batteria e i fiammiferi. E mi fa girare la testa sto coso. Prendili pure, prendili. Sono lì, prendi. C'era una batteria qua una volta. Una volta però, che adesso non c'è più. Mi nascondo qua dietro. Come faccio a vedere dov'è lui? Mi abbasso. Mi nascondo come una pulce. Prima o poi passerà da lì, se non è già passato. Ti pare. Mamma mia, non mi ha visto. Vorrei vederlo anche io, però non mi ha visto. Dai, sono uscito troppo. Ma tizio, la testa. Ah, una chiave addosso. Ha pure una chiave addosso. Quindi dovremmo cercare pure di ammazzarlo. Non si sa come, però. Non si sa come né quando. Il perché lo sappiamo invece. Dobbiamo prendergli la chiave. Ok, qua i matchbox li ho presi. Lui spawna da sinistra e io me ne vado a destra. C'è poco da fare. Procediamo da qua. E poi non c'è. Io non trovo nient'altro qua. Dove vanno utilizzati questi oggetti che abbiamo preso? Da qua questo si apre. E si scende. Scendiamo. Attiviamo i generatori. E fin qua l'abbiamo capito. Poi magari c'è qualcosa in quell'armadietto. Ma visto? Ma dai! Ma quanto è veloce! È messo in facile! È messo in facile! Ma se lo metti in hard, ma che succede? Giorno 4. Ragazzi, provate sto gioco, datemi suggerimenti. Perché è abbastanza complesso. Cioè, sembrava un po' più facile, invece. Invece è più difficile di Granny, secondo me. Allora, andiamo sempre di là. Corri, tizio, un po' più veloce. Ma perché vai così lento? Non c'è manco un tasto per correre. Vado di qua, intanto. Vado a riattivare i generatori. E poi qualcosa dovremo fare. Negli armadietti ancora non ho visto che c'è. Quindi, generatore number one. E generatore... Quello l'ho attivato. Ok, vediamo che c'è qua. Che c'è? Power... Ah, power console. Ok, ripristinato. Adesso è ripristinato. Me ne vado, main door, ovviamente è chiuso. Adesso lui verrà qui. Ok, non posso più scappare. Una volta che mi vede è finita. È finita, una volta che mi vede è finita. Abbiamo finito? C'è l'ultimo? Giorno 5, ma che devo fare? Ma che cosa posso fare? Ah, la corrente è ripristinata. Però, che ci facciamo? Per il pannello elettrico, quello numerico, però non abbiamo il codice. Allora, scendiamo nuovamente da qua, magari mi sono perso qualcosa. Da qua si ci può andare? Qua si ci può andare. Vediamo che c'è da queste parti. Io sta casa me la ricordo però. Se non sbaglio era un gioco di Bendy, non quello originale, però sta casa è molto simile. Dov'è il faccio di casa? Ho fatto il giro. Vabbè, al centro abbiamo niente. Ma qua c'è una porta. Qua ci sono già passato. Dove c'è il pannello elettrico, no? Mi sto perdendo. È al labirinto, C'è pure una cassaforte. Wow. E allora è questa la chiave che ha lui.
Ok, lui ha la chiave della cassaforte. E quindi dobbiamo ammazzarlo. Non so come, però. Non so come ammazzarlo. Dove vado? Via! Vado via! Vado, mi nascondo qua come un porcellino. Non mi vedere! Non mi vedere! Non mi ve... Bravo! Bravissimo! Bravissimo! Forse con qualche accorgimento lo possiamo fregare. Vado dritto. Vado dritto e qua c'è il tastierino numerico, giusto? È chiusa proprio. Mi sono perso. Vado dove? Dalla... Ma poi sti controlli che fanno schifo però. Vediamo se c'è qualcosa nascosta qua. Apri, veloce, non c'è niente qua. Non c'è niente. No, via, via. Via, via. Che bello scappar da te. Non mi ammazzar, pagliaccetto mio. Me ne vado, salgo da qua. Salgo da qua. Lui è più veloce di me. Via. C'è la biblioteca qua. Biblioteca. È una porta pure. Con lui che mi segue posso fare ben poco. Ok. Scenderà da qua o si arrende e io posso risalirmene. Adesso lo trovo qua. Dove sei? Facci di capra. Eccolo! No. Vai dritto. Dritto davanti a te, bravo. Bravo. Bravissimo. C'è una porta qua, già l'ho esplorata. Qua abbiamo il codice allora. Tastiero numerico. Dopodiché andiamo di qua. Ho visto una biblioteca. E lui è qui, infatti. Ma dai, ma stiamo scherzando. Mi infilo da qua. Mi sono bloccato. Dov'è? Dove è andato? Io devo andare in biblioteca. Voglio andare a leggere un libro. Si è fossilizzato qua per lui. E che facciamo così? E che... Ma non barare però. Ti sei intersecato con il muro. Non devi barare. Facci di capo. Gioco finito. Gioco finito, ragazzi. Gioco complicato. Quindi, se ci siete riusciti, ragazzi, fatemi sapere nei commenti quello che c'è da fare. Gli oggetti che non ho trovato e dove vanno utilizzati. Quindi, mi raccomando, lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter. Siamo tutti i social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E per oggi è tutto. Al prossimo video. Oggi, nuovo episodio di GTA 3. Video di freno a mano. No! Scusami, ma guarda te. Ma guarda te la sfiga che ho in questo gioco. Cioè. L'unica auto che non doveva esserci c'era, la polizia.